Ciao a tutti e benvenuti. Oggi iniziamo il capitolo numero 16 che si intitola Il perdono delle illusioni. Andiamo a vedere la prima lezione di questo sedicesimo capitolo che si intitola La vera empatia. Andiamo a vedere cosa ci dice il corso a proposito di questo. Il corso dice che provare empatia non significa unirsi nella sofferenza, perché questo è ciò che devi rifiutarti di capire. Questo è il modo in cui l'ego interpreta l'empatia, che è sempre usata per formare una relazione speciale nella quale la sofferenza è condivisa. La capacità di provare empatia è molto utile allo Spirito Santo, posto che tu gli permetta di usarla a modo suo. Il suo modo è molto diverso. Egli non comprende la sofferenza e vuole che tu insegni che è incomprensibile. Quando si mette in relazione attraverso di te, non si mette in relazione a un altro ego, attraverso il tuo. Non si unisce nel dolore poiché comprende che la guarigione del dolore non si ottiene tramite tentativi deliranti di entrarvi e alleviarlo condividendo il delirio. La prova più lampante che l'empatia, come la usa l'ego, è distruttiva sta nel fatto che viene applicata solo a certi tipi di problemi e su certe persone. Le seleziona e si unisce ad esse, e non si unisce mai se non per rafforzarsi. Essendosi identificato con ciò che pensa di capire, l'ego vede se stesso e vuole accrescersi condividendo ciò che è come lui. Non ingannarti riguardo a queste sue manovre, l'ego prova empatia sempre e solo per indebolire, e indebolire significa sempre attaccare. Tu non sai cosa vuol dire provare empatia. Tuttavia, di questo puoi essere certo, se semplicemente ti sederai in silenzio e permetterai allo Spirito Santo di mettersi in relazione attraverso di te, proverai empatia con la forza e guadagnerai in forza e non in debolezza. La tua parte è solo ricordare questo. Non vuoi che nulla a cui tu attribuisci valore venga da una relazione. Non scegli né di ferirla né di guarirla alla tua maniera. Tu non sai cos'è la guarigione. Tutto ciò che hai imparato dell'empatia viene dal passato e non c'è niente del passato che tu voglia condividere, perché non c'è niente del passato che tu voglia tenere. Non usare l'empatia per rendere reale il passato e in tal modo perpetuarlo. Fatti dolcemente da parte e lascia che la guarigione sia fatta per te. Non tenere che un pensiero in mente e non perderlo di vista. Quantunque tu possa essere tentato di giudicare qualsiasi situazione e far sì che la tua risposta sia determinata dal fatto che la giudichi, focalizza la tua mente soltanto su questo. Io non sono solo e non voglio imporre il passato al mio ospite. Io l'ho invitato ed egli è qui. Non c'è bisogno che io faccia nulla, salvo non interferire. La vera empatia viene da colui che sa cos'è. Imparerai come lui la interpreta se gli permetterai di usare la tua capacità in favore della forza e non della debolezza. Egli non ti abbandonerà, ma assicurati di non essere tu abbandonarlo. L'umiltà è forza solo in questo senso, che riconoscere e accettare il fatto che non sai e riconoscere e accettare il fatto che egli veramente sa. Tu non sei sicuro che egli farà la sua parte perché non hai mai fatto ancora completamente la tua. Non puoi sapere come rispondere a ciò che non capisci. Non credere in questa tentazione e non soccombere al modo trionfante con cui l'ego usa l'empatia per la sua gloria. Il trionfo della debolezza non è ciò che vuoi offrire a tuo fratello, e tuttavia non riconosci altro trionfo che questo. Questo non è conoscenza, è la forma di empatia che suscita ciò. È così distorta che imprigionerà ciò che vuol liberare. Coloro che non sono stati redenti possono redimere
tuttavia hanno un Redentore. Non cercare di essere tu ad insegnare a Lui. Tu sei lo studente e Lui l'insegnante. Non confondere il tuo ruolo con il suo, perché questo non porterà mai pace ad alcuno. Offri a Lui la tua empatia, perché sono la sua percezione e la sua forza che vuoi condividere, e permettergli di offrirti la sua forza e la sua percezione perché siano condivise attraverso di te. Il significato dell'amore è perduto in ogni relazione che si rivolga alla debolezza e speri di trovare lì l'amore. Il potere dell'amore, che è il suo significato, risiede nella forza di Dio che si libera su di esso e lo benedice silenziosamente, avvolgendolo in ali guaritrici. Permetti che questo sia e non cercare di sostituire il tuo miracolo a questo. Ho già detto, se un fratello ti chiede una cosa sciocca, tu falla. Ma sei certo che questo non voglia dire fare una cosa sciocca che faccia del male a lui o a te, perché ciò che fa del male all'uno farà del male all'altro. Le richieste sciocche sono sciocche solo perché sono conflittuali, perché contengono sempre qualche elemento del desiderio di specialezza. Solo lo Spirito Santo riconosce sia i bisogni sciocchi che quelli reali e ti insegnerà come soddisfarli entrambi senza perderne nessuno. Tu cercherai di fare questo solo in segreto e penserai che soddisfacendo i bisogni dell'uno non metterai in pericolo l'altro, perché li tieni separati e segreti l'uno dall'altro. Questo non è la via, perché non conduce alla vita e alla verità. Nessun bisogno resterà a lungo insoddisfatto se li affiderai tutti a colui la cui funzione è soddisfarli. Quella è la sua funzione, non la tua. Non soddisferà in segreto perché vuol condividere tutto quello che dai attraverso di lui. Questo è il motivo per cui lo dà. Ciò che dai attraverso di lui è per l'intera figliolanza, non per parte di essa. Lasciagli la sua funzione perché la compirà se solo glielo chiederai di entrare nelle tue relazioni e di benedirle per te. Ed eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questa prima lezione. Io mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto con la prossima lezione. Ciao a tutti e ogni bene.